Alessandro Guzzi e volevo intervistare la prof della mia scuola, Eleonora Augel, e volevo chiedere come si diventa preside. Buongiorno a tutti, grazie per avermi concesso questa intervista. Semplice, per diventare preside, almeno fino all'ultimo concorso che è stato fatto, era necessario avere almeno 5 anni di ruolo come insegnante, per cui bisognava essere un docente già in servizio da 5 anni. E poi io ho fatto un concorso che è stato piuttosto duro, con dei test selettivi. Eravamo nelle Marche, si partecipava per regione. Nelle Marche eravamo circa 2005 all'inizio, abbiamo superato i test soltanto in 200. Poi su questi due, di questi 200, siamo andati a, questi 200 siamo andati a fare gli iscritti, abbiamo fatto due temi iscritti e alla fine degli iscritti eravamo in 50 circa. Abbiamo sostenuto quindi l'ultima prova, che era quella orale, composta da nozioni di tipo didattico, psicopedagogico, di legislazione scolastica, poi di informatica e di lingua. Io avevo scelto la lingua francese nella fattispecie. E alla fine dell'orale abbiamo superato il concorso in 44, quindi i neodirigenti, diciamo, dell'ultimo concorso nella provincia delle Marche siamo esattamente in 44. In che cosa consiste il suo lavoro? E come vi ho detto prima, sono una neodirigente, quindi diciamo che ancora lo sto scoprendo in realtà in cosa consiste il lavoro, non è che mi sia chiarissimo. Però una cosa che ti posso dire con assoluta certezza è questa, che l'ultimo giorno di scuola di 2 anni fa sono uscita dall'istituto Bramante nel quale prestavo servizio piangendo, perché temevo di perdere completamente la cosa che più mi affascinava dell'essere insegnante, cioè il rapporto con i miei alunni. E questa cosa mi aveva un po' spaventato, quindi da un lato ero contenta per aver fatto, diciamo, il salto di carriera, dall'altro lato invece ero molto preoccupata dal perdere questo contatto che io avevo costruito e che amavo tanto. E sono uscita da scuola proprio piangendo, con i lacrimoni. E quando invece sono arrivata qui, ho iniziato un percorso che è stato altrettanto gratificante, perché conosco bene, non dico i nomi, ma ciascuno di voi con le vostre storie, le vostre preoccupazioni, cerco di starvi vicina, cerco di crearvi una permanenza a scuola che sia più accogliente possibile per ciascuno di voi. Quindi in questa scuola si trova molto bene. Sì, io mi trovo molto bene in questa scuola, mi sono trovata bene subito con il corpo docenti, così come mi sono trovata bene con gli studenti. Chiaramente ho iniziato dei percorsi che sono andati in una direzione completamente diversa rispetto a quello che era la storia di questa scuola, con delle proposte molto innovative, e come tutte le innovazioni penso che di aver affrontato qualche problema di condivisione di idee con qualche collega, perché come voi sapete tutte le innovazioni generano un po' di trambusto. Però ovviamente l'innovazione non significa la certezza che quella cosa funzioni nella maniera giusta. L'innovazione significa provare a fare un percorso diverso, un percorso che faccia scoprire altre alternative possibili. Poi, se questo percorso ci piace, lo manteniamo. Se non ci piace, si chiama appunto sperimentazione, quindi si cambia. E quale sarebbe questo progetto? il progetto che al quale mi riferisco e che abbiamo iniziato con questo anno scolastico. Beh, in realtà ne abbiamo fatti tanti. Quest'anno scolastico abbiamo introdotto come corpo docenti, per votazione del collegio docenti, il percorso dei libri digitali in tutte le prime del professionale e del tecnico. Quindi i ragazzi del professionale e del tecnico usano i tablet, e questo chiaramente ha comportato un grande sacrificio da parte dei professori, perché hanno dovuto fare dei corsi di aggiornamento, hanno dovuto fare un percorso professionale che è diverso
diverso, diciamo, che ha rotto un po' gli schemi che avevano seguito fino all'anno scorso, e quindi apprezzo tanto i professori che stanno con tanta fatica cercando di creare questo percorso diverso, che di contro ha creato un modo, o sta creando, perché le cose nuove non accadono tutte in una volta, accadono sempre un po' alla volta. Stanno creando una didattica diversa, un modo diverso di trovare un approccio alle discipline, forse che sia più entusiasmante, più adatto a voi, alle vostre competenze di nativi digitali. E nello stesso tempo ha generato grandi risparmi per le famiglie, perché noi non abbiamo comprato il libro di testo quest'anno in queste prime, e una dotazione completa di libri di testi per le prime mi pare che si aggiri intorno ai 330 euro, quindi abbiamo avuto un grossissimo risparmio per le famiglie. Ci può spiegare come funziona l'attività della settima ora? Ok, ecco, questa era l'altra attività che abbiamo introdotto, e quando dico abbiamo, chiaramente perché non è una scelta mia, le mie sono solo delle proposte che poi chiaramente devono essere discusse in collegio docenti, e poi il collegio docenti le approva. È chiaro che io ci ho creduto molto e quindi le ho proposte con vigore e con tenacia, però la scelta poi chiaramente degli insegnanti, o quantomeno della maggior parte di essi, è proprio provare questo percorso di flessibilità oraria. La flessibilità oraria non è una cosa che mi sono inventata io, ma è prevista dalla legge, altrimenti non potremmo farla. Si chiamano spazi di autonomia, che la legge ci consente di gestire appunto in flessibilità. Nella fattispecie, nella nostra scuola, come sapete, abbiamo la prima e l'ultima ora da 60 minuti, mentre le ore centrali sono da 50 minuti. Questi 10 minuti risparmiati nelle altre ore concorrono a formare dei moduli che abbiamo provato a collocare in settima ora, gestiti dal professor Mazza, che si preoccupa di fare l'orario, all'interno dei quali abbiamo inserito delle attività diverse dal solito, delle attività che comunque vi facciano fare dei percorsi di crescita, che comunque vi portino ad acquisire delle competenze, ma che non sono le competenze tradizionali e che comunque però arricchiscono le vostre persone. Io penso, per esempio, da questa attività di oggi, che è un'attività della settima ora, che voi alla fine del vostro percorso, fatto con il professor Giungi e con Alto Meni, che è venuto a cercarmi e il cui progetto a me è piaciuto tantissimo e ho proposto, abbiate acquisito, che ne so, le competenze nell'usare la telecamera, delle competenze di tipo giornalistico, dei percorsi anche di relazione tra voi ragazzi e con le altre realtà. Io ho visto la vostra prima intervista su YouTube ed è veramente bella. Queste sono le cose che penso possano essere fatte in settima ora. Quindi cosa si fa da noi? Durante la settima ora si fanno attività di primo soccorso, il corso di teatro, c'è il vostro corso di giornalismo. Adesso in questo momento di sopra ho dato il via a un corso per arbitri che è gestito in collaborazione con la FIPA regionale e provinciale, che sono venuti qui. Siamo la scuola Polo in tutte le Marche. Quindi è un modo nuovo di fare scuola, che aggiunge, senza nulla togliere ovviamente al percorso professionale, che deve esistere perché la scuola deve dare le conoscenze e le competenze di sempre, stiamo soltanto cercando di aggiungere a questo qualcosa di più che poi voi possiate spendere come hobby o nel lavoro nel vostro percorso futuro. No, grazie, è stata gentile con noi, salutiamo. Grazie.